Bentrovati qui dall'impianto da Polisportivo Ostiense, tutto pronto per questa nona giornata nella Serie C di futsal femminile. Siamo nel girone unico. Il Brasile, la squadra di casa in completo giallo-verde, ospita l'Olympus Tiburtina che risponde con il completo classico blu. Si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante, quindi comincia il match con il Brasile in possesso palla. Mannozzi sul punto di battuta, il direttore di gara comincia a contare. Scarico per Bottone, va d'incontro, potente centrale, Spallacci respinge ma sui piedi della numero 10, Carnevali, che quindi si trova alla porta sguarnita e riesce di prima intenzione a battere il portiere avversario. 1-0 Olympus al nono di gioco del primo tempo. Non ce l'ha fatta in tempo, quindi rimessa in favore del Brasil con Toledo. Amato si guarda intorno, alza la testa, poi prova un altro lancio, la palla che sfila buona, si addormenta la difesa dell'Olympus, super chiusura di Valentini. Su Norido può partire Amato, va diretta in porta, palla troppo corta, ribalza tante volte, poi bel piazzato, deviazione sfortunata di Bucella, arriva comunque un super gol da parte di Eleonora Amato che festeggia con le compagne e quindi ristabilisce la parità iniziale 1-1 al dodicesimo di gioco in favore dell'Olympus. Bucella taglia al centro, letto con troppa facilità però questo filtrante da parte di Norito, che poi restituisce però il favore alla squadra avversaria, poi si impicciano ancora i ragazzi in campo, quindi palla al Brasil, salotto destro incrociato, Valentini con il tacco praticamente, mettere in calcio d'angolosfera il Brasil. Lavornia ancora a bocca, non torna dietro, va in avanti, un altro triangolo chiuso, doppio per Carnevali che va sulla battuta, Spallacci la tocca con il gomito e mette in calcio d'angolo, tiro dalla distanza, era partito ma avete sentito lassù? Con non troppa potenza, diciamo, rimbalzato una volta davanti a Valentini che ha provato forse una parata un po' rischiosa, lo sarei dire. Bucella va in porta, cucchiaio praticamente, rischiato di sorprendere in maniera vincente. Qui Spallacci che ringrazia la traversa e fa raccogliere il pallone a terra. Trentesimo ormai, sta per terminare, siamo sulle 29.40 sul cronometro, quindi circa 20 secondi più eventuale recupero se il direttore di gara decide di concederlo. Poi bello l'assist di Bottone per Mannozzi che va in porta, Spallacci non la tocca, palla che sfiora il palo destro, si spegne sul fondo. Parte ora il secondo tempo, riparte l'Olympus, ovviamente campi invertiti per le due formazioni. Bucella ora in possesso palla, la numero 8, palla che sfila sul fondo un paio di metri, non riesce a impensierire così il portiere del Brasil, quindi Scoffic riparte da Amato. Ancora Mariano, tira addosso a Mannozzi, poi fortunato qui il Brasile, si ritrova palla dai piedi Amato, che prova ad andare in verticale, buona la palla per Skovic, esce Valentini al limite dell'area di rigore, riesce a stoppare l'avversaria. Poi colpita la barriera, quindi calcio d'angolo Olympus, Lavornia vuole palla giura, servita invece Correale, ancora Lavornia, pensa alla conclusione, mano di Amato, lascia giocare il direttore di laterale in zona offensiva qui per Olympus, si avvicina a Carnevali, giura, cerca un tiro grosso al centro, favorisce però le partenze di Brasile. Norido vuole tagliare la posizione con Reale, non si fa superare, ottimo l'intervento del capitano dell'Olympus, poi palla sporcata, appunto la sfera, spalla alla porta, non ci arriva però, ha mancato proprio un passo al numero 15, ospite. Amato, va da Skovic, tocco di esterno, è buono per Norido che vuole, tornare ancora dalla 3, attenta alla Vornia che poi però si fa soffrire, via il pallone dai piedi, rischia molto, conclusione. Palla che spegne ancora il calcio d'angolo. Amato schiaccia il tiro, questa volta ben direzionato, forse sarebbe uscito, comunque poteva creare un po' di problemi, di fastidi per la difesa dell'Olympus. Una sbaglia di Sipegno, Cornelio ringrazia Carnevale che riparte da Giura, taglia il campo, la numero 11 servita la Vornia tutta sola, stop orientato, pensa al mancino, parte largo sull'esterno della rete. Dill di no. Correale. Ancora a bocca. Si difende l'attacco avversario, poi riparte ancora dal capitano che si distende, anzi riparte dal basso, diretto da Valentini. Buona la giocata qui in uscita da parte dell'Olympus, bellissimo lancio per Bocca che ci pensa, un po' troppo la palla rimane un po' sotto e poi Spallacci la tiene. Gialle però, sempre andare pressione ora Norrido, tutta sola contro Valentini, può sfidarla, Norrido va in porta, palo interno, la palla che scappa in out, occasione clamorosa per il vantaggio Brasil. Comunque punizione Brasile può essere battuta ora da Cornelio. Una giocatrice di movimento in più per le ragazze di casa, gira Toledo, va al centro, Valentini dice di no due volte, alla fine apre il piattone troppo però Toledo, mister di casa che
vuole far allargare le maglie avversarie, ovviamente con il giro palla, visto l'uomo in più in mezzo al campo. Se in controtempo Amato giura, difende, sbilancia Cornelio, tutto regolare, quindi prova la ripartenza all'Olympus. Bello l'assist, benissimo lo stop di Bocca che va in porta, Spallacci rallenta la sfera e Toledo mette in out. Quindi si riparte lato Olympus con Carnevali, supera metà campo, poi si appoggia corto dal capitano, ora bottone sulla sinistra. Vediamo se prova la conclusione, va al centro da Carnevali, stop orientato, arriva, ora è sinistro, la palla che passa, non si sa dove, arriva il vantaggio Olympus, al nulla praticamente, anche Spallacci incredula, la palla si spegne invece in fondo al sacco, 2-1 Olympus, praticamente allo scadere del secondo tempo. Troppo complicato però dare potenza. Quindi per la numero 9 ospite, ora Norrido va in porta, potente d'incontro. Non c'è più tempo, arriva il triplice fischio, quindi senza recupero, si chiude questa nona giornata di campionato. Brasil Olympus è storia, vince la squadra ospite per 2-1 con un gol allo scadere e porta così a casa i tre punti. Si salutano le due formazioni, gara molto sportiva, molto intensa, però appunto corretta. Sale a 10 l'Olympus, Brasil forse spreca un'occasione per portarsi qualche punto a casa. Come è riuscito a pareggiarla e ha rischiato anche appunto il gol del sorpasso, l'ha bloccato solo il palo però il Brasil, quindi finisce così dal campo del impianto polisportivo Stenze, tutto.